giornata molto calda per i due portieri Garella e Bordoni è stata l'occasione per prendere l'ultimo sole. Tra Piacenza e Udinese il pareggio non si discute e non c'è nemmeno bisogno di verificarlo con il conteggio delle azioni gol. Di occasioni pericolose in 90 minuti le due squadre non ne hanno creata neanche una. La partita era iniziata bene, poi si è progressivamente spenta. L'Udinese ha mantenuto a lungo il controllo del gioco, ha una struttura solida e resta senz'altro tra le favorite della B. Il Piacenza è uscito nel finale, ma è sempre mancato l'ultimo passaggio o il tocco risolutivo. Negli spogliatoi qualche protesta, timida per la verità, per questo episodio. L'arbitro ha annullato questo gol di De Vitis. La posizione dell'attaccante dell'Udinese è regolare. È stato rimesso in gioco involontariamente dal colpo di testa di Nasi, ma forse l'arbitro ha annullato per un fallo precedente dello stesso De Vitis. Nell'analisi tecnica dell'incontro, più che altro, è un pretesto per il dopo partita.